Benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Daniele. Oggi secondo tutorial dedicato all'applicazione Nomad Scalp. Per chi non avesse visto il video precedente, è un'applicazione per la modellazione 3D che nasce per iOS. Io in particolar modo utilizzo un iPad Pro M1 con relativa Apple Pencil di seconda generazione. In questo secondo video analizzeremo sempre delle funzioni da principiante, quindi per dare vita alle nostre prime creazioni. Apriamo il programma, vi ricordo di lasciare un like se la serie vi piace, commentare se volete un video dedicato a una funzione in particolare, attivare la campanella per non perdere i prossimi video e ovviamente iscrivervi. Questa è il nostro spazio 3D e andiamo ad analizzare subito cose che abbiamo tralasciato nel video precedente. Una cosa molto importante da sapere fin da subito è che la funzione salvataggio automatico ci salva proprio la vita, nel senso che l'applicazione sfrutta molta RAM del nostro dispositivo e quando iniziamo a creare delle immagini molto complesse, quindi aggiungendo luce, sfondi o creando delle scene con tante masse sullo stesso spazio 3D, questa cosa potrebbe andare a risentire sulla prestazione del dispositivo stesso, quindi quando viene utilizzata tutta la RAM per mostrarvi il vostro oggetto potrebbe succedere che l'iPad semplicemente crasha, l'applicazione si chiude e quando andiamo a riaprirla abbiamo perso gli ultimi passaggi che abbiamo fatto se non abbiamo attiva una funzione salvataggio, quindi o la attivate, che potrebbe essere anche un po' frustrante perché come vedete in automatico fa un salvataggio ma quando lo fa noi non possiamo fare altre azioni, o semplicemente vi preoccupate di saltare molto molto spesso l'applicazione. Allora andiamo a vedere una cosa molto importante quando iniziamo i nuovi progetti, ovvero andiamo ad aggiungere una sfera come abbiamo fatto la scorsa volta. Vi avevo già detto che la nostra massa è formata da tanti segmenti che ne determinano ovviamente il fatto che sia liscia, ma anche la densità dell'oggetto stesso. Cosa facciamo? Quindi andiamo a suddividerla, eliminiamo e quindi la nostra massa è aumentata considerevolmente, ci sono più segmenti e risulta più liscia. Unico problema che magari uno non comprende fin da subito è che ha dei suoi limiti questa massa, ovvero noi possiamo andarla a dilatare, allargare, ma comunque stiamo chiedendo alla massa di spostarsi in maniera omogenea, di spostare tutti questi piccoli segmenti, quindi qualora poi noi chiedessimo troppo alla nostra massa può succedere questo, ovvero che il programma ci mostra degli errori. Questa parte in marrone vuol dire che abbiamo creato degli spazi tra un segmento e l'altro, quindi abbiamo chiesto troppo alla nostra massa. Io consiglio sempre, se dobbiamo aggiungere delle protuberanze o comunque dobbiamo fare dei movimenti per cui abbiamo bisogno di aggiungere dei segmenti lunghi, di aggiungere proprio un nuovo oggetto e intersecarlo. Adesso tra poco vi mostro come farlo in modo tale da avere una massa che ha già una forma ben definita senza rischiare di avere questi problemi. Questo può essere sia un danno a livello estetico sia nel momento in cui decidiamo poi di stampare e ci troviamo davanti a un errore che il software non riesce a riconoscere, quindi la stampa non viene eseguita correttamente. Come dicevo, se vogliamo aggiungere per esempio un arto, facciamo finta che questo sia un corpo, al nostro oggetto, intanto ci mettiamo nella parte frontale con il nostro dadino, come abbiamo già visto, quindi se ci facciamo un tap sopra ci troviamo esattamente davanti alla parte frontale. Aggiungiamo il nostro arto, che poi può essere una mano, un braccio, quello che vogliamo. Possiamo determinarne ovviamente la grandezza. Qui ci viene chiesto fin da subito di convalidarlo o specchiarlo. Qualora decidessimo di specchiarlo, abbiamo già il secondo braccio a livello speculare. Però io consiglio di iniziare
con una massa per volta e eventualmente specchiarla in un secondo momento. Adesso vediamo anche come farlo. Quindi noi andiamo a convalidarla, ovviamente ne aumentiamo la risoluzione, ok, elimina inferiore, e questo determinato oggetto ovviamente poi possiamo andare a posizionarlo come più preferiamo, andiamo a intersecarlo, e quando andiamo a modificarlo ovviamente modifichiamo solo questo, non andiamo a modificare quindi la massa precedente. Come vedete le modifiche avvengono solo su questo. Cosa succede se noi abbiamo bisogno che le due masse siano unite? Andiamo su questo menu a tendina dove vediamo sia la sfera che il nostro tubolare, le selezioniamo e possiamo semplicemente cliccare su unisci per ottenere quindi una massa unica, ma che possiamo sempre separare in un secondo momento, o altrimenti se abbiamo bisogno di modificarle insieme, questa funzione qua, che è la funzione remesh, che andrà proprio a unire e creare una massa unica, quindi un unico pezzo di argilla. Io generalmente metto una risoluzione abbastanza alta in modo tale da non avere problemi e poi clicco su remesh, diamo il tempo alla nostra applicazione di farlo, e ora come potete vedere qui abbiamo anche un'aggiuntura. Questa azione ne determina un minimo di perdita di risoluzione, quindi se avete in mente di fare un oggetto che ha questo tipo di caratteristiche, fatelo fin da subito, non fatelo dopo, perché sennò se avete fatto delle minuzie, per esempio sul nostro arto, rischiamo di andarle a perdere in questa fase. Però come potete vedere abbiamo creato una massa unita, ok? Questa cosa qua ovviamente io consiglio di farla poi nella parte finale. Allora, torniamo quindi al nostro braccio. Qualora avessimo fatto delle modifiche e vogliamo avere la nostra modifica, cioè il nostro braccio anche sull'altra parte del corpo, selezioniamo su mondo e come potete vedere qua c'è specchiamento. Selezioniamo il lato che vogliamo specchiare e voilà, eccoci qui. Abbiamo un secondo braccio che è perfettamente uguale all'altro. Dovrebbe essere attiva anche la funzione speculare, quindi se io vado a spostare, no, non è attiva, l'abilitiamo. Se vado a spostare, la massa si sposta in maniera speculare. Cosa succede se noi abbiamo bisogno di dividerle, perché in questo momento ci ritroviamo con un'unica dicitura? Selezioniamo i tre pallini, separa, e ora abbiamo una tendina dove ci viene mostrato il singolo arto. Possiamo andarci a interagire sia col primo che col secondo, insomma dipende dalle vostre esigenze, ecco. Queste mi sembrano tutte le informazioni utili per questo secondo video. Vi ricordo di lasciare un like se la serie vi piace, commentare se avete bisogno di un video dedicato a una determinata funzione, iscrivervi al canale e attivare la campanella. E buona giornata!